Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono passati 3 giorni dalla mia prima gara IFBB, la Xero Classic di Roma, e domani parto per la Spagna perché questo weekend mi attende una gara, sempre IFBB Pro Qualifier, ad Alicante. Oggi sono qui per raccontarvi com'è andata e per mostrarvi tutte le immagini della gara che ho svolto sabato. Venerdì mattina, sveglia alle ore 4 e con Irene ci siamo spostati in direzione Roma. Con la mia colazione già pronta, avevo in auto il mio polletto che ho mangiato durante la strada. E venerdì mattina avevo la registrazione gara a Roma. Durante il viaggio c'è stata un po' una disavventura, essendo molto presto andavo un po' veloce. Ho preso una buca e si è staccato un pezzo di plastica da sotto l'auto e quindi ho fatto gli ultimi chilometri prima di entrare in città con questo pezzo di plastica dell'auto che grattava. Appena sono entrato a Roma ci siamo fermati e fortunatamente era tipo le ore 8, stavo aprendo un gommaio e sono andato subito a far rimettere l'auto sopra il cosiddetto ponte e mi sono fatto riabitare questo tappo di plastica che si era staccato. Ma siamo spostati nella direzione della registrazione, ho fatto la registrazione gara, ho prenotato il tanning per il giorno dopo. Per chi non sapesse cos'è il tanning, è quella vernice che si dà per risaltare i muscoli poco prima della gara. Con Irene ci siamo spostati verso l'appartamento prenotato, abbiamo messo più di un'ora per trovare parcheggio perché l'appartamento si trovava in centro a Roma e purtroppo tutti i parcheggi erano pieni. Io ero esausto perché comunque ero stanco, ho dormito pochissimo, registrazione gara, ho mangiato solo del polletto la mattina a colazione e comunque dovevo iniziare a far bene la mia ricarica con tutte le mie gallette per riempire i miei muscoli di glicogeno per la gara del giorno dopo. Appena siamo entrati in appartamento e ci siamo accorti che non c'era la cucina, ma c'era soltanto un forno a microonde e un frigorifero. Quindi questo per me è stato un grande problema e ho dovuto fare una lunga passeggiata per Roma fino a quando non ho trovato un negozietto che vendeva fornelli da campeggio e delle padelle per poi tornare in appartamento e iniziare a cucinare tutto e a mangiare. Dopo aver mangiato ho risposto ad alcuni dei miei clienti del coaching online perché comunque io ho lavorato sia nella giornata di venerdì nel pre-gara sia nella giornata di sabato che di domenica. Io lavoro sempre a tempo pieno, sono sempre disponibile per i miei clienti, Irene lo stesso. Alle ore 18 sono andato dal coach Giuseppe Romano per fare il check. Fino a quel momento avevo bevuto 2,5 litri di acqua con i miei grammettini di sale, circa 3-4, perché io comunque il sale per questa preparazione gara l'ho sempre tenuto alto. E 400 grammi di gallette, 2 pasti di pollo e 2 pasti di manzo magro. Fisicamente stavo veramente molto bene e ero soddisfatto della mia condizione, anche perché avevo fatto in precedenza, 3 giorni prima, 3 giorni di scarica, ero stato con 6 litri di acqua al giorno. Quel giorno lì, diciamo, ho tagliato l'acqua perché fino a quel momento ero stato a 2,5 litri. E quindi diciamo la pelle iniziava ad attaccarsi e i carboidrati della mattina stavano iniziando ad entrare e io muscolarmente mi vedevo bello pieno, bello voluminoso e allo stesso tempo con la pelle attaccata. Quindi da quel momento lì del check ho capito che la mia condizione nelle ultime ore stava cambiando tanto e che qualcosa di buono poteva venire fuori. Dopo aver parlato con il coach abbiamo deciso per la sera di aggiungere a cena un ulteriore filetto di manzo, circa 250 grammi, e 300 grammi di pasta al pomodoro. Infatti con Irene ci siamo recati al ristorante dove ci siamo incontrati con altri nostri amici che anche loro partecipavano con noi alla competizione il giorno dopo. Mi sono fatto questa bella mangiata, considerate che io non mangiavo la pasta da
diversi mesi, almeno da 4 mesi che non mangiavo della pasta al pomodoro, per me è stato praticamente come sgarrare. Poi quella mega porzione di pasta mi ha fatto impazzire letteralmente. Ho bevuto un altro mezzo litro di acqua per andare a concludere così la giornata con 3 litri e poi sono andato a dormire. È sabato mattina, il giorno della gara, sveglia presto perché alle ore 10 ho l'appuntamento per il tanning, per verniciarmi. Quindi come prima colazione ho mangiato dell'albume con circa 15 gallette con una spalmata di marmellata. Il giorno della gara non mangio più gallette di farro come faccio abitualmente, che hanno un indice glicemico un po' più basso, ma mangio gallette di riso perché hanno un indice glicemico un po' più alto, quindi sono carboidrati che vengono veicolati molto velocemente all'interno del muscolo. In più, spalmando sopra la marmellata, abbiamo un ulteriore picco glicemico che ti aiuta a spingere questi carboidrati dentro al muscolo. Quindi la mia colazione inizia così, con un solo bicchiere di acqua. Successivamente ho tolto l'acqua per tutta la giornata. Questa è una pratica molto comune per chi fa le gare: togliere l'acqua negli ultimi momenti prima del palco per far attaccare la pelle al muscolo e far sì che il muscolo, che si nutre di carboidrati, richiama acqua, perché il carboidrato richiama acqua, ma non trovando l'acqua all'interno del corpo, perché tu non la stai bevendo, che cosa succede? Succede che la pelle si attacca ancora di più e l'acqua che si trova tra la pelle e il muscolo si assottiglia ancora di più. Queste sono pratiche che si fanno solo il giorno della gara e il giorno prima della gara per arrivare a quella condizione di tiraggio estremo. Quindi ragazzi, con questo voglio dire che queste sono pratiche che si fanno per la gara. Se lo fate in condizioni normali vi trovate solo disidratati e diventa molto controproducente. Sei carico? Ma più che carico ho sonno. Qui abbiamo tutta l'attrezzatura, tappetino, perché una volta fatto il tan mi sdraierò e mi riposerò. Qua dietro abbiamo una scorta di gallette, non si sa mai se si continua la ricarica. E lì abbiamo una valigetta con i pesi portati da casa e gli elastici per fare un buon pump. Dopo essermi rilassato un po', ho fatto un ulteriore check con il coach lì alla gara. Abbiamo deciso di introdurre nuovamente altre gallette, quindi ogni 2 ore dalla colazione ho continuato a mangiare delle gallette, circa 5-6 ogni 2 ore. 1 ora e mezzo dalla competizione ho smesso totalmente di mangiare per far sì che comunque la pancia si svuotasse un po'. Sono salito sul palco per le ore 14 più o meno, dopo aver fatto il riscaldamento. È stato un po' di ritardo sulla competizione, quindi sono salito sul palco che era già le 15:30 più o meno, dopo una lunga attesa. Sono salito ben 2 volte sul palco partecipando a 2 categorie. La prima categoria era Novice classe C. Classe C sarebbe l'altezza, che io sono in una fascia di altezza che va dal 1,81 m più o meno a 1,85 m. Quindi diciamo in questa categoria ci sono persone alte più o meno come me. Novice significa che in questa categoria partecipano persone che non hanno mai fatto il primo posto in una gara IFBB. E comunque ci sono persone che magari hanno partecipato a molte gare IFBB, la maggior parte non erano principianti come me, erano persone che hanno fatto già molte gare e che magari in altre gare in precedenza si erano piazzati al secondo posto. Quindi potete ben capire che il livello era molto alto, anche perché IFBB rispetto ad altre federazioni è quella con il livello più alto di tutte. In più mi sono trovato a gareggiare con molti atleti e in più tutti atleti che avevano più o meno partecipato a tante gare in precedenza. Nella fase del backstage, quando ho visto gli altri atleti che dovevano salire sul palco insieme a me, ero già consapevole di non piazzarmi e di non rientrare neanche fra i primi 5. Perché? Perché erano tutti più o meno alti come me, ma c'erano degli atleti che magari erano anche 10 kg più di me. Io ho detto, cavolo, questi sono veramente grossi. Poi ce n'erano tanti che avevano partecipato a molte gare, atleti che venivano comunque anche dall'estero, c'erano atleti polacchi, inglesi,
e di altre razionalità che venivano da tutto il mondo, e quindi ha detto: cavolo, per me questa gara sarà molto molto impegnativa. Una volta salito sul palco, però, mi sono sentito a mio agio. Come ben sapete, io non sono mai stato portato nelle gare che ho fatto in precedenza nelle altre federazioni per quanto riguarda il posing, ma questa volta mi sono esercitato a Dubai con un ragazzo professionista IFBB, Men Physique francese, che mi ha insegnato comunque una routine semplice e efficace che, una volta salito sul palco, mi ha fatto sentire molto a mio agio e secondo me mi ha aiutato a dare un maggiore valore a quella che era la mia forma fisica sul palco. Mentre ero sul palco a fare i confronti, sono stato chiamato tra i primi 5, perché fanno il first call out, che praticamente vengono selezionati i primi 5 atleti e tutti gli altri vengono scartati. Bravo! 130. Apri Giamma, stianca, stianca! Face the back. Dai Giamma, apri! Apri! Face front. Thank you, gentlemen. Third place medal to competitor 129, Gianmarco. Bravo, Bolano. Bravo. Second place award to your runner-up, 157, Samuele Di Amico. Qualificato in quella categoria al terzo posto. E questo per me è stato come vincere, perché non pensavo neanche di piazzarmi fra i primi 5, pensate voi, arrivare al terzo posto alla mia prima gara pro qualifier IFBB. Mi ero registrato anche per un'altra categoria, la categoria Men Physique Open classe G, che questa è una categoria che va solo per altezza. Quindi mi sono ritrovato contro atleti Men Physique alti più o meno come me, però qui c'erano molti atleti che in precedenza hanno fatto primi posti di categoria nelle gare precedenti. Quindi questa categoria per me è risultata molto molto più difficile, perché c'erano degli atleti diversi e degli atleti molto più forti. Anche qui, ragazzi, non è stato facile, perché comunque tra la prima competizione che ho fatto e la seconda sono passate almeno 3 ore. Quindi potete ben capire che le tempistiche gara non sono facili da capire, perché nel mezzo c'erano altre categorie. Ho continuato a mangiare qualche galletta con i giusti intervalli e alla fine sono salito sul palco. Quindi gareggiare nella stessa giornata in 2 categorie non è facile, specialmente se fra una categoria e l'altra devono passare delle ore, perché tu comunque devi cercare di mantenere la condizione, e dovevo cercare di non sudare, perché se no mi andava via il tanning, ti cola tutta la vernice che hai addosso. Quindi sembra tutto semplice, ma non è facile da gestire questa fase. Sono salito sul palco, mi sono ritrovato contro il ragazzo che nella categoria precedente era arrivato primo, quando avevo fatto la competizione qualche ora prima. Lui, pensate, che pesa 101 kg il giorno della gara, è alto più o meno come me. Io la mattina della gara pesavo 90 kg, quindi potete ben capire un atleta di 11 kg più di me sul palco. Mi sono ritrovato lui contro e mi sono ritrovato contro altri ragazzi veramente di livello alto. Sono stato chiamato sul palco tra i primi 5, quindi anche questa volta sono riuscito a fare una top 5. Successivamente ci hanno fatto confrontare, tra un confronto e l'altro hanno deciso il podio, e anche qui mi sono piazzato, a mio parere, benissimo, perché non mi sarei mai aspettato di piazzarmi al quarto posto, dove ho messo dietro tanti ragazzi che li ritenevo comunque migliori di me. Muscolarmente non ero tra i più grossi, però l'unica cosa che secondo me ha fatto apprezzare i giudici la mia condizione
è comunque la linea. Sono migliorato nell'ultimo anno e mezzo, tanto a livello di linea, tanto a livello di V-shape, di rotondità sulle spalle, e questo nel main physique è una cosa che conta. Oltre al tiraggio, oltre ai volumi, oltre al posing, al sorriso, eccetera, nel main physique conta tanto, forse una delle cose principali, la linea. Quindi avere un bel V-shape, vita stretta, dorso largo, spalle larghe e rotonde. E questa cosa, secondo me, è quella cosa che mi ha dato quel valore aggiunto, che mi ha permesso di fare questo risultato. /137 switch please. /158/114 switch please. /358/137 switch please. Ragazzi, sono molto soddisfatto del risultato che ho avuto a questa gara, perché non mi sarei mai aspettato di rientrare fra i primi 5 con categorie molto numerose di atleti, quindi magari per molti di voi fare un terzo o un quarto posto può risultare insignificante, un pessimo risultato, ma per me, che so comunque tutta la fatica che c'è dietro per raggiungere un podio, un primo, un secondo, un terzo posto, essermi piazzato così è veramente tanto, e sono veramente carico, perché tra qualche giorno, questo weekend, tornerò sul palco ad Alicante nuovamente per competere in una gara IFBB Pro Qualifier. Terminata la gara, ragazzi, sono andato finalmente a sgarrare dopo 3 mesi che ho mangiato solo riso, gallette, pollo, albume, uova e verdure. Finalmente mi sono potuto concedere una cena di sgarro, perché poi dall'indomani sono tornato in scarica per la gara di Alicante che avrò questo weekend. Mi sono concesso una bella carbonara in uno dei ristoranti, diciamo, che mi hanno consigliato a Roma, uno dei più abbondanti per quanto riguarda le porzioni della pasta. Mi sono concesso una bella carbonara che te la portano in una scodella veramente molto grande, circa 300 grammi. Ho mangiato dei frittini, dei supplì. Dopo cena siamo andati anche in una gelateria, mi sono preso un gelato da 5 gusti, più la panna, veramente molto grande, un bel cannolo. E lì è finito il mio sgarro, perché era da tanti mesi che non mangiavo così tanto e mi sono saputo gestire, perché se mangiavo di più rischiavo di star male. E lì, diciamo, è andata a concludersi la mia giornata con un buon risultato e un po' di relax serale. Adesso, ragazzi, sono tornato al lavoro, già ieri mi sono allenato per questa gara di sabato. Non vedo l'ora di salire nuovamente sul palco. Vi terremo aggiornati qui su YouTube su tutto il percorso che faremo in Spagna. Faremo un altro video, magari un po' diverso da questo, dove vi mostriamo tutto nel dettaglio. Quindi, ragazzi, continuate a seguire le nostre avventure qui su questo canale. Ciao a tutti, ragazzi!